sono qui per presentare un progetto che di fatto non è un nuovo progetto, ma è un progetto che è già in itinere e che serve assolutamente e si integra in maniera particolare con il progetto locale. Sembra che il laureato SI abbia veramente tirato fuori ulteriormente alcune forze del progetto che noi stiamo portando avanti come associazione. Io rappresento un'associazione e in questo caso è l'esempio anche dell'associazione che può fare business. Cioè, cosa vuol dire? Mettere insieme l'impresa e mettere insieme il sociale. E noi partiamo sempre dicendo che tutto è in relazione, tutto è collegato, tutto è connesso. E per questo nessuno deve essere mai abbandonato, chiuso, ma deve essere costantemente ripreso e arricchito. E a partire da tutta una serie di pluralità, di prospettive che coerentemente si integrano insieme. Ed è per questo che da questo punto, da questa chiave, il progetto che noi stiamo portando avanti sul sovraindebitamento l'abbiamo anche applicato all'attività imprenditoriale. Decipa è un'associazione che nasce circa 15 anni fa, è un'associazione che si occupa di aiutare, è nata per aiutare le persone che hanno delle problematiche legate all'attività economico-finanziaria. Però ben presto ci siamo accorti che il problema non è quello di aiutare le persone, perché curare il male non è la soluzione, bisogna prevenire il male. Quindi l'idea di andare a fare formazione alle persone, che non vuol dire fare formazione esclusivamente alle aziende del settore, ma fare formazione ed educazione economico-finanziaria a tutte le persone, potrebbe essere il sistema, e lo stiamo testando, per risolvere delle problematiche che oggi sono veramente sociali, sono delle problematiche che vanno ad intaccare tutta le relazioni dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista personale, dal punto di vista familiare. Ecco perché entrando nella dimensione dell'ecologia integrale, la dimensione sociale dell'ecologia è una cosa molto molto importante, perché appunto passa dalla famiglia fino alla vita internazionale, passando dalla comunità locale e tutta la nazione. Noi utilizziamo sempre un motto anglosassone, che è act local, think global. Cioè, noi pensiamo che sia necessario pensare in maniera globale, ma agire localmente. E per questo l'attività che fa l'associazione è appunto quella di andare a spiegare in maniera semplice a tutte le persone quello che possono essere i fondamenti, le basi per poter comprendere una materia che tutti pensano di conoscere ma nessuno conosce. E andiamo a spiegare anche quelle che possono essere delle maniere per andare a comprendere una materia così complicata. Io di solito, quando mi incontro le persone, noi facciamo degli incontri e ci piace anche ricordare che negli incontri le persone sono attente a delle informazioni che normalmente non ricevono. La nostra attività non è un'attività denigratoria, ma è un'attività formativa. Quindi a me piace ricordare spesso quello che diceva un filosofo triestino, che è Gaetano Caniza, che diceva: mi piacerebbe vedere le stesse cose, gli stessi luoghi con occhi diversi.
questa è stata una citazione che mi ha sempre colpito, perché noi siamo abituati a guardare esclusivamente una problematica piuttosto che una realtà, sempre in maniera unidirezionale. Se noi invece cominciamo a capire che alcune cose le possiamo vedere in maniera diversa, probabilmente possiamo anche capire e comprendere meglio e cercare di non incorrere in alcuni errori che tutti quanti facciamo. Ed ecco perché il sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è una piaga sociale, ma se tenete presente che 8 italiani su 10 non sanno fare una percentuale e tutta la parte finanziaria e economica è basata su percentuali. Il 70% degli italiani, io mi baso sul nostro territorio perché è una cosa a me vicina, che non è molto lontana dalle altre parti del mondo, dal risultato globale, ma in Italia 7 italiani su 10 non sanno cos'è un finanziamento, ossia non sanno come funziona un finanziamento. Quindi è molto facile che una persona arrivi a sovraindebitarsi perché va a fare qualcosa di cui non è a conoscenza. E l'idea che effettivamente, o il paradigma, o la tecnocrazia che fa vedere che tutto viene studiato per settori e nulla viene messo nella complessità, è una delle difficoltà che incontriamo. Quindi l'idea è quella di andare a spiegare alle persone e a formare le persone per poter dare una risposta e avere un risultato che ho avuto modo di condividere anche con Dottor Claudio Casiraghi in occasione del corso, andare a dare una risposta che dia un risultato fuori da quella che per me oggi è la situazione dell'azienda, è logicamente creare un risultato per le persone e riuscire a mettere in condizione delle persone di poter essere autosufficienti, autonome nel gestire la quotidianità, perché il sovraindebitamento, lo Stato italiano ci dà una mano, ci sono delle normative, c'è la legge 2012, ci sono normative che vanno a curare il problema, cioè il sovraindebitato può essere curato, gli può essere tolto il debito attraverso una procedura legale. Però lo scopo non è quello di togliere il debito alle persone, lo scopo è quello di far capire al 70% degli italiani, prima di andare a fare un debito, come lo possono pagare, se lo possono pagare e perché lo possono pagare, capire se realmente c'è la possibilità di fare quello che ci viene prospettato, o se quello che viene prospettato può essere una, chiamiamola, pubblicità ingannevole. Il problema rimane sempre in capo alla persona, quindi quello che noi andiamo a lavorare non è mai materiale, ma è una materia umana. E la materia umana è la prima che noi dobbiamo, mi sento di dire, aiutare, perché non possiamo pensare di entrare in un ambito dove andiamo a risolvere il problema di ecologia, cioè di madre terra, se chi vive la abita la terra non sa curare se stesso. Quindi questa è la base fondamentale. E quando noi cerchiamo di portare il risultato all'azienda, perché questa può essere la maniera che va ad esplicitare, come si può dire, a far comprendere che effettivamente le due cose si possono fare, si può fare il business e allo stesso tempo si può aiutare le persone. Però si deve fare in maniera etica. Farlo in maniera etica significa comportarsi, avere un atteggiamento che dimostri che quello che si sta dicendo è corretto,
proporre alle aziende o ai nostri interlocutori di apportare delle modifiche alla loro attività nel momento in cui dovessimo riscontrare che quello che viene fatto non è o non ha le risposte che dovrebbe avere dal punto di vista etico, e cercare in tutte le maniere di arrivare, diciamo, in maniera più capillare possibile da tutti. Il nostro non è il progetto che vi sto presentando oggi non ha le sembianze di un progetto classico o dell'analisi di un'azienda come è stata fatta per molte aziende, o molte saranno fatte anche dopo. Il nostro di progetto è già un progetto che, a mio modo di vedere, è inserito in quella che è la tematica fondamentale dell'ecologia integrale. Ecologia integrale vista veramente nel suo complesso, quindi l'uomo, vita dell'uomo e persona in primo piano. E, quello che la proposta che vi ho espresso adesso vuole sensibilizzare fondamentalmente sia le istituzioni civili, laiche o religiose, a riuscire a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo che per noi è molto importante, per poter consapevolmente portare questo aiuto alle persone, portare questo aiuto che è assolutamente disinteressato, quindi crea un guadagno, chiamiamolo così, un pro al fruitore, e allo stesso tempo porta dei guadagni dal punto di vista economici all'azienda che lo va a fare. Normalmente il guadagno, quello che è il business, è prettamente un business imprenditoriale, quindi l'aiuto che possiamo dare noi o la formazione che possiamo fare è aziendale, mentre per quello che è l'attività del semplice cittadino o della persona che può essere o interessata a imparare, a capire, a formarsi o che possa avere necessità di essere tutelata in qualche maniera, quello è l'attività associativa che mettiamo a fianco all'attività. Questo era il nostro, io credo di essere stato abbastanza breve, è il nostro obiettivo, è il nostro progetto, è quello che io non volevo in nessuna maniera andare a presentare un progetto nuovo per un'attività che già noi stiamo facendo. Preferisco mettere a nudo questo tipo di attività che noi facciamo, capire se c'è o la sensibilità di tutti i presenti per poter anche sviluppare questa cosa e poter innescare sinergicamente delle collaborazioni che possono portare al bene comune, perché per noi il bene comune è riuscire a far star bene tutte le persone, ma fondamentalmente far sì che le persone possano essere coscienti, formate, educate e informate.